GF VIP, Aida Jespica rifiuta in diretta Jeremias Rodriguez al Grande Fratello VIP, Aida Jespica affredda Jeremias Rodriguez. È da poco iniziata una nuova puntata del GF VIP, e ci sono già state le prime polemiche, che hanno lasciato senza parole i numerosi spettatori da casa. Infatti, dapprima c'è stato il chiarimento sulle effusioni un po' spinte tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno davvero scatenato una furiosa bufera in questi giorni. Successivamente c'è stato un durissimo scontro tra Jeremias Rodriguez e Luca Onestini. Difatti, quest'ultimo ha accusato il giovane fratello di Belen e Cecilia Rodriguez di essere un falso, scatenando un furioso botta e risposta. Finita qua? Nemmeno per idea, perché ampio spazio è stato dedicato anche al rapporto d'amicizia venutosi a creare in queste ultime settimane tra Aida e Jeremias. E proprio in questa circostanza, Aida Jespica ha fatto una dichiarazione, che ha preso un po' tutti in contropiede. Cosa ha detto? Andando nel particolare ha voluto spiegare i suoi sentimenti nei confronti di Jeremias, asserendo senza tanti mezzi termini. Aida Jespica al GF VIP, la brutta notizia per Jeremias Rodriguez? Circa 10 giorni fa Aida Jespica e Jeremias Rodriguez pare si siano scambiati un bacio appassionato dietro la tenda del confessionale. E i due, interpellati a tal proposito la scorsa settimana da Ilary Blasi e dall'opinionista Alfonso Signorini, hanno negato tutto, spiegando di essere diventati buonissimi amici. Tuttavia, questa spiegazione non ha convinto per nulla il fidanzato di Aida Jespica, il quale ha scritto una lettera per comunicarle l'intenzione di volerla lasciare. Una decisione, che ha gettato nello sconforto più assoluto la bella showgirl sudamericana, la quale è sembrata essere decisamente giù di morale negli ultimi giorni passati nella casa più spiata dagli italiani. E non è finita qua, perché proprio poco fa Ilary Blasi è stata costretta a dare un'altra brutta notizia alla bella Aida Jespica. Cosa le ha dovuto dire? Andando nel dettaglio, le ha comunicato che il suo fidanzato non ha accettato l'invito del Grande Fratello VIP di entrare nella casa più spiata dagli italiani per confrontarsi su quanto accaduto in queste settimane con Jeremias Rodriguez. Che la storia tra Aida e il suo Geppi sia finita per sempre.